me e per i miei figli. Il tuo senso di appartenenza mi appartiene. Non fare mai agli altri quello che non vorresti che ti venisse fatto. Sono un militare in riserva. Credevo di difendere il mio paese da attacchi esterni, da eserciti stranieri. Mai avrei pensato di doverlo difendere da chi mi comanda e mi dà ordini. Credo che probabilmente non l'ho mai difeso seriamente come in questo momento. Poter trasmettere tutto il mio risentimento per l'attuale classe politica e spendermi per quell'emergente è un onore. Io ero di destra, lo stavamo dicendo prima, ho capito che mi hanno preso per il culo per tantissimi anni, adesso basta, è quello che stai dicendo tu. Marcando il libero manifestare altrui, ho giurato io da militare, ho giurato fedeltà alla patria, alla bandiera, allo Stato, al popolo, ma non agli uomini, almeno non a questi che a mio avviso non rispettano le regole più elementari che le alte cariche pretendono. Del Movimento 5 Stelle penso che sono persone che dicono quello che pensano e fanno quello che dicono. Sono persone rare. Ormai è chiaro a tutti, Grillo è il catalizzatore, il fondatore del Movimento 5 Stelle, non il dittatore. Non c'è più sordo di chi non vuol sentire, non c'è più cieco di chi non vuol vedere, non c'è più cretino di chi non vuol capire. Il movimento non è a favore della corruzione diffusa e socializzata. Evidentemente questa cosa non vi sta bene perché forse, ripeto forse, ci sguazzate nella corruzione. Ho passato metà della mia vita a impormi di non sbagliare, ma mi viene da piangere a me. E a lei doveva piangere. Ho passato... anche una lacrimuccia, niente proprio. Veramente, sto piangendo io. Eppure l'ho letta 500.000 volte. Allora, siamo proprio arrabbiati. Allora, ho passato metà della mia vita a impormi di non sbagliare, perché mai avrei voluto che i miei figli un giorno si vergognassero di me. L'altra metà la spendo nel ricordare ai miei figli di non sbagliare, perché un giorno io non debba vergognarmi di loro. Con tutta franchezza credo che dobbiamo aiutarci ad aiutarci. Aiutarci ad aiutarci. Se non ci aiutiamo noi, non ci aiuta nessuno. Il Movimento 5 Stelle non è a favore della corruzione diffusa e socializzata. Io poi qua continuo allegramente consorziata, ma non l'ho messa perché ho visto che alle volte la confondono la parola. Il Movimento 5 Stelle non è per gli arricchimenti personali, ma per gli arricchimenti morali. Il Movimento 5 Stelle non chiede voti a nessuno, assolutamente, e non promette nulla a nessuno, si impegna per un'onesta amministrazione e per un impegno comune, non di pochi. Persone che dicono quello che pensano e fanno quello che dicono, persone rare. Io non sono preoccupato per i miei figli, perché so che ci sono persone come voi, perché so che ci sono persone come noi, perché ci sono io. Mi piace? Questa è una lettera che è venuta fuori in 2 anni di attivismo. Questo non è che nasce da un momento all'altro. Questa è una lettera che mese per mese, tempo per tempo. Un caffè, signora, un caffè, si è emozionato. Frase per frase, caffè. Io metto insieme. Piaciuta? Questo è il Movimento 5 Stelle e non può cambiare. Quindi non cercate a tutti i costi la vittoria arriverà da sola. Se il popolo italiano è onesto come sta facendo credere, vedrete che non passerà tempo che questa gente andrà via tutta. Però, vedi, questo tuo modo di parlare mi mette in subbuglio. Se tu mi dici, scusami, ti do il tu. Se tu mi dici io non ci credo, significa che tu il prossimo anno non voterai più Movimento 5 Stelle. No, ci arriverà. Se ci sono arrivato io, che sono di destra da 30 anni e sono un militare, ci arriveranno anche.